Buongiorno, oggi parleremo dell'espressionismo. Cominciamo a dire innanzitutto che esprimere è un verbo di origine latina, formato dall'unione di una particella ex, che indica un moto dall'interno verso l'esterno, e premere, che poi ha lo stesso significato in italiano. Quindi esprimere sta proprio letteralmente per spingere fuori. Bene, quindi il termine diciamo che in qualche modo non è nuovo neanche per la storia dell'arte. Infatti abbiamo sempre parlato dell'arte come un mezzo per esprimere gli stati d'animo, le idee e così via. D'altra parte, anche nel modo di parlare comune si usano espressioni del tipo esprimere un concetto, che significa tirare fuori qualcosa da sé. Beh, allora a questo punto qualunque forma d'arte potrebbe definirsi espressionista, perché alla fine risponde proprio alla volontà di trasferire sulla tela eventualmente delle proprie idee, dei propri sentimenti, le idee e sentimenti di quelli che l'hanno realizzata. Invece l'espressionismo è da intendere come una precisa tendenza dell'avanguardia artistica del Novecento, più o meno tra il 1905 e il 1925, quindi c'è una precisa collocazione temporale e anche una localizzazione geografica, perché si è sviluppato in alcuni punti dell'Europa, in particolar modo nell'Europa centro-settentrionale, soprattutto in Germania. Possiamo già dire fin da ora che l'espressionismo è stato un fenomeno culturale molto eterogeneo ed anche articolato, in quanto si è manifestato oltre che nella pittura, anche nell'architettura, nella letteratura, nel teatro, nel cinema. Se ricordiamo l'impressionismo, ecco, l'impressionismo era in realtà una sorta di movimento dall'esterno verso l'interno, cioè la realtà, quella che ci circonda, si imprimeva sulla retina del pittore e quindi nella sua coscienza, e il quale l'artista poi la restituiva sulla tela. Bene, invece l'espressionismo capiamo che è un moto proprio inverso rispetto a questo dell'impressionismo, perché va dall'interno all'esterno, cioè dall'interiorità dell'artista, dalla sua coscienza, direttamente sulla tela e quindi nella realtà. Per questo possiamo dire che in realtà fondamentalmente c'è è un'arte molto dura, anche percettivamente molto sgradevole in alcuni punti, ed è per questo motivo che vengono praticamente aboliti tutti quegli artifici che servivano in qualche modo a rendere una visione della realtà, come la prospettiva, il chiaroscuro e così via, quindi la modellazione dei corpi e dei volumi. Invece l'espressionismo va concepito come la proiezione sulla tela degli stati d'animo, che sono poi fondamentalmente estremamente soggettivi. E a volte questi stati d'animo soggettivi dell'artista che li produce, spesso poi hanno anche dei contenuti sociali, delle testimonianze della realtà, sono delle vere e proprie testimonianze della realtà, in quanto l'artista che ha quei determinati sentimenti e che riesce a tradurre in colori e forme sulla tela, ovviamente è un uomo del suo tempo e vive le stesse ansie, paure, angosce, o comunque vive il tempo in cui tutti quanti, tutta la società vive.
Abbiamo detto che è proprio la Germania in cui si sviluppa maggiormente, ma infatti proprio la realtà tedesca è una realtà molto dura nei primi anni del Novecento, piena di contraddizioni, c'è perdita di valori, di ideali, lotta di classe. E questi saranno proprio i temi cari agli artisti espressionisti. Perché è successo tutto questo? Perché in Germania la rivoluzione industriale parte con molto ritardo rispetto agli altri paesi, tipo Francia, Inghilterra e così via. Quando poi a un certo punto vuole recuperare la Germania stessa quel tempo perduto, lo fa con ritmi molto accelerati, non dando modo quindi alla società, a tutte le strutture che facevano parte della società stessa, e alle persone, quindi alle popolazioni, modo di assorbire i cambiamenti, di in qualche modo di smussare ovviamente le difficoltà che si creano quando ci sono dei cambiamenti molto importanti. E, pertanto la stessa reazione al processo di industrializzazione che avevamo visto già prodursi in Francia, ma anche in altri paesi d'Europa, che era stata una reazione in qualche modo però che rientrava all'interno della normale dialettica tra gli intellettuali e anche per le popolazioni. In Germania fu una reazione più violenta, perché violento era stato il tempo, convulso era stato il recupero appunto di questa industrializzazione. A questo poi si aggiungono anche altre motivazioni, oltre queste che sono di tipo sociale, sono motivazioni di tipo ideologico. Ecco, nel senso che se per esempio se ci riferiamo ad esempio alla reazione che ci fu in Francia all'industrializzazione, che produsse in qualche modo, che spinse in qualche modo gli artisti poi a dipingere e a esprimersi con il realismo, con Courbet, che aveva cercato in qualche modo poi di abolire la soggettività dell'artista, perché il realismo voleva riprodurre sulla tela le misere condizioni oggettive di larghe fasce della popolazione. Bene, l'espressionismo tedesco non cerca di fare questo, anzi cerca proprio di eliminare qualunque elemento oggettivo della realtà per farlo filtrare direttamente, far filtrare direttamente questa realtà attraverso l'animo e l'interiorità dell'artista, e quindi la realtà diventa più che altro l'idea della realtà, l'immagine della realtà che personalmente il singolo artista si crea. Sembrerebbe quindi che le motivazioni dell'espressionismo sono veramente molto contemporanee. Bene, non è così però per diciamo i mezzi tecnici, le forme che vengono utilizzate. Infatti ci sono, loro utilizzeranno forme molto sommarie, ci saranno delle forme con i modellati angolosi, ecco, e poi anche utilizzeranno dei colori molto violenti. Questo è molto legato a quel mondo antico della cultura gotica che tanto aveva fatto la Germania, e di cui la Germania era intrisa, mista inoltre a un senso di religiosità. Praticamente possiamo dire che a questo punto loro non cercheranno più un rapporto di equilibrio tra le forme ed i colori, anzi con la quasi volontà di mettere in crisi
tutto quello che era stato inteso come bello, e quindi a questo punto forme e colori sembrano che siano in lotta tra di loro, quasi come una volontà di rappresentare qualcosa di, possiamo dire, tra virgolette, brutto, nel senso che i colori, come possiamo vedere per esempio in questi dipinti, anche in quelli precedenti, sono acidi, sono in contrasto tra di loro, non c'è nessuna volontà di equilibrio e sembrano anche le forme fatte da con una furia. La stessa sommarietà delle forme, e possiamo vedere appunto anche come venga utilizzato molto la punta, cioè le forme hanno degli angoli molto precisi. Bene, tra i vari autori che possiamo considerare come i precursori della pittura espressionista, che appunto poi si svilupperà maggiormente proprio nell'area della Germania, abbiamo da una parte il belga James Ensor, con questa immagine, questo dipinto che noi stiamo vedendo, è proprio suo. E Ensor con queste maschere che lui dipingerà più e più volte, cercherà di in qualche modo di descrivere la commedia della vita. Un altro autore molto importante, sempre che ha avuto un fortissimo influsso sullo sviluppo proprio dell'espressionismo, è Edward Munch. Ecco, in Munch troveremo tutti i grandi temi sociali e psicologici del tempo in cui si sviluppa l'espressionismo: l'incertezza del futuro, la disumanizzazione della società, la solitudine umana, l'angoscia esistenziale, la crisi dei valori etici e religiosi, il senso dell'incombere della morte. Cominciamo allora con l'analizzare qualcuno di questi precursori, proprio Ensor, questa grande tela che vediamo, che è definita e chiamata l'entrata di Cristo a Bruxelles. Ensor è un artista, come abbiamo accennato prima, belga, e infatti lui nasce nel 1860 a Ostenda. Con questa grande tela, che lui realizza nel 1888, è praticamente forse la sua opera più impegnativa, perché è un'opera monumentale per quanto riguarda le grandezze: è più di 4 metri di lunghezza per 2 metri e mezzo di altezza. E in questo caos enorme, questo insieme enorme di figure che si sovrappongono, e in qualche modo ci sono tutte le sue idee, una sorta di manifesto delle idee appunto di Ensor sulla religione, la politica, c'è satira, c'è arte. E ancora alcuni elementi non hanno ancora un significato univoco presso gli studiosi. Sicuramente, come possiamo osservare, l'opera è grottesca e caricaturale. Le facce, i corpi, ecco, sono più delle caricature che non delle riproduzioni appunto vere e proprie dei corpi umani e così via. Eppure la caricatura, che normalmente fatta per un manifesto pubblicitario piuttosto che una vignetta da trovare su un giornale stampato, qui adesso viene utilizzata da Ensor in una tela di dimensioni tali che normalmente è una tela per opere della pittura di storia. A cosa è ispirato? Al racconto biblico dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che invece Ensor ambienta in un vialone, un boulevard di Bruxelles, appunto del periodo del 1889.
Oltretutto, lo stesso anno è il centenario della Rivoluzione francese. Lui riproduce Gesù. Gesù è praticamente riprodotto in un atteggiamento mentre sta benedendo tutta la folla, cavalca un asino, ma è posto anche al centro della tela, solo che è soltanto un piccolo, piccolissimo elemento in mezzo alla folla che lo circonda. Ecco, si tratta di questo personaggio qui, esattamente, quello che troviamo qui al centro. Attorno a Gesù c'è un'enorme massa di persone che in qualche modo rappresentano lo spaccato, uno spaccato della società. Oltretutto molte di queste persone sono addirittura mascherate. Infatti guardando con attenzione troviamo esponenti del clero, esponenti della classe politica, l'esercito, la giustizia, anche le classi popolari. In realtà la figura di Cristo non è tanto messa lì perché Enzo lo voleva, come dire, in qualche modo aveva delle aspirazioni religiose, piuttosto è una sorta di simbolo, la speranza del riscatto degli, appunto delle classi più svantaggiate della società. Cioè Gesù comunque rappresentava appunto proprio questo, il riscatto delle classi più umili. Ma questa tensione coinvolge l'artista in tal modo tanto che lui si identifica con Gesù stesso, infatti Gesù è raffigurato con le fattezze di Enzo praticamente. Che cosa succede? Che appare che la folla appare indifferente a quello che accade, se guardiamo con attenzione. È vero che circonda Gesù, ma non è che gli presta attenzione, non sta applaudendo a questo piccolo essere che sta lì in mezzo, è uno tra la folla. Quindi è come se il messaggio che ci sta inviando Enzo è che in qualche modo la folla è indifferente a ciò che accade intorno nella società. Davanti al corteo, il corteo da Cece, c'è un grande striscione rosso dove troviamo una scritta: Vive la social, viva il sociale. È un'allusione ai progetti di riforma sociale che in quel periodo stavano in qualche modo erano oggetto del dibattito politico. L'altro elemento che possiamo osservare è che c'è anche la banda che sta davanti a Gesù, ecco, e sta davanti alla banda stessa c'è uno stendardo dove c'è scritto anche un'altra scritta, fanfara dottrinaria, che indica simbolicamente i pericoli dell'indottrinamento delle masse. Poi sulla destra vediamo che c'è un palco, su questo palco troviamo un rappresentante politico e anche alcuni pagliacci, stanno guardando il corteo e sotto di loro c'è un altro cartello dove c'è scritto Vive Jesus, roi de Bruxelles, viva Gesù il re di Bruxelles. Se guardiamo dal punto di vista del compositivo, sembra effettivamente tutta la scena molto caotica, ma in realtà è organizzata lungo due direttrici che poi sono definite da due punti di fuga. Il primo punto di fuga è il punto di fuga centrale. E praticamente è verso questo punto di fuga, è lungo la direttrice che dal punto di fuga all'occhio dell'osservatore che vediamo avanzare
la folla stessa. Un altro punto di fuga, prospetticamente, è posto più o meno sulla destra, ma più che un allineamento geometrico compositivo, probabilmente sta a indicare simbolicamente l'orientamento della moltitudine sullo sfondo. Dal punto di vista stilistico, forse questa grande opera è una risposta alla tecnica puntinista di Georges Seurat, che l'anno prima aveva trionfato al Salone del XX di Bruxelles. E in qualche modo Ensor si era in qualche modo aveva voluto dare una risposta a quel tipo di tecnica, perché è una tecnica molto metodica, quella appunto del neoimpressionismo. Ensor oppone invece una grande libertà nell'uso del colore, il quale poi viene distribuito con violenza in grandi masse colorate.